perché di questa manifestazione lo trovate in un dato della cartella stampa. La piccola editoria produce il 47% dei titoli circa e rappresenta il 30% del mercato. Ecco, in questa differenza c'è il senso del nostro lavoro, di motivo per cui 15 anni fa due amici che sono presi in prima fila, due di tre, che manca Claudio Maria Messina, Anna Maria Malato e Diego Iacometti, hanno pensato questa manifestazione perché lei ha voluto farla, proprio per cercare di chiudere questa forbice, per fare in modo che l'enorme produzione del giornale indipendente raggiungesse più facilmente i propri lettori. Secondo elemento, credo tantissimo il discorso dell'interconnessione fatto da Michela Murgia. Noi non sapevamo, neanche noi, come dicevamo prima, quello che stavamo facendo all'inizio 15 anni fa. Però ci siamo resi conto dopo, guardando quello che avevamo fatto, dopo 15 anni, che in realtà noi lavoriamo esclusivamente sull'interconnessione, interconnessione con gli editori, tra gli editori, con le istituzioni culturali romane, con le istituzioni culturali nazionali, con gli istituti di cultura internazionali. Quindi questo è il pane, è la forza di una manifestazione, sì, di frontiera, ma che io mi permetto di dire è l'evento culturale più importante che questa città ospita oggi. E infine Marino ha sottolineato che i nomi in eretto scritti in lingua degli stranieri non li conosce nessuno. Ecco, lui ha sottolineato che questo è un complimento, ed effettivamente un complimento, è quello che facciamo noi da 15 anni. Noi da 15 anni facciamo conoscere, o meglio, gli editori, da sempre i piccoli editori hanno questo ruolo di scoperta. Noi da 15 anni aiutiamo gli editori, i creditori a portare in Italia, a far conoscere tra gli italiani questi autori. E con grosso orgoglio e con nessuna gelosia vediamo mesi successivi, degli anni dopo, gli stessi autori invitati ad altre manifestazioni di livello nazionale tra le più importanti o ricevere paginate su quotidiani. Ecco, questo è il nostro orgoglio, questo è quello che fanno gli editori e questo è